Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. Oggi continuiamo a parlare di Sud Italia, di come può ripartire il nostro Sud, di come fare per fermare il suo lento declino. Nel piano per la ripresa del paese che fu presentato, ricordiamo, lo scorso 27 maggio dal Presidente del Consiglio Conte, al primo dei 7 punti si parlava in generale di modernizzazione e poi anche troviamo negli altri punti tra le priorità l'innovazione e la digitalizzazione. Oggi il nostro ospite di Ok Italia Parliamone per parlare appunto di sud, di sviluppo, di tecnologia, di mobilità sostenibile, il presidente dell'ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica e patron della Adler Penzel, Paolo Scudieri. Buongiorno e ben arrivato, Scudieri. Buongiorno, buongiorno a voi. Scudieri, nel mese di aprile, in piena emergenza e crisi legata purtroppo alla pandemia Covid-19, la Regione Campania ha approvato il piano strategico di sviluppo della piattaforma tecnologica per la mobilità sostenibile e sicura chiamata Borgo 4.0, dando così il via alla fase negoziale. È una grande opportunità che si è concretizzata quindi in piena pandemia, in un momento drammatico, ma che dimostra il bisogno di guardare ben oltre e pensare con ottimismo al prossimo futuro. Lei è un imprenditore campano, guida il gruppo Adler Pelzer, è un'azienda di famiglia che ricordiamo è stata fondata dal suo papà nel lontano 1956 e oggi questa impresa che ha sede a Ottaviano nel Napoletano può dire e definirsi un vero gruppo internazionale con i vostri 64 stabilimenti in 23 paesi e con più di 15.000 dipendenti, poi fatto non da poco un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro. Nel suo curriculum, quando uno lo legge, è ricorrente notare la sua attenzione tanto alla ricerca quanto all'innovazione. E questa sua caratteristica l'ha portata ad avviare, appunto, in collaborazione con la Regione Campania, il progetto Borgo 4.0. Questo è un progetto mirato all'integrazione strategica di azioni di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, sperimentazione di nuovi modelli e di tecnologie della mobilità, e che la cosa ancora più degna di nota, secondo me, che si svilupperanno proprio nel paesino di Lioni, nel cuore dell'Alta Irpinia, un paese di circa 6.000 abitanti, che ricordiamo fu uno dei paesi più gravemente colpiti dal lontano terremoto dell'Irpinia del 1980. 54 le imprese coinvolte, le 5 università campane hanno aderito tutte quante, con i centri di ricerca pubblici ed anche il CNR. Parliamo di numeri. Un piano complessivo di investimenti di oltre 76 milioni di euro e cosa molto rilevante è che 27 di questi saranno coperti dal cofinanziamento privato delle imprese. Questo testimonia, Scudieri, quindi che la sinergica azione del mondo imprenditoriale e delle istituzioni pubbliche è realmente possibile. Le chiedo quando e come le è venuta l'idea di Borgo 4.0 e in che modo, secondo lei, lo stesso potrà garantire strategicità di sviluppo e competitività settoriale e territoriale. Grazie per la domanda, grazie per aver posto al centro dell'intervista di oggi questo tema straordinario. In effetti, quando si parla di Borgo 4.0, il nuovo umanesimo, non si tratta solamente di leggere le dinamiche evolutive e tecnologiche, ma il tutto si incentra fin dall'inizio sulla necessità di comprendere quanto, facendo fulcro sull'automotive, la società civile può cambiare, modellarsi, evolversi e creare nuove dinamiche di sviluppo. Quelle dinamiche di sviluppo che sono sia tecnologiche, come abbiamo detto, ma sono dinamiche di sviluppo della nostra umanità, del nostro essere. Abbiamo sbagliato sempre quando abbiamo visto la tecnologia fine a se stessa, quando abbiamo visto l'evoluzione tecnologica solo in quanto modello per promuovere i consumi. Ecco, questo è un atteggiamento che deve essere profondamente rivisto. Perché quindi Borgo 4.0? È proprio per salvaguardare questo concetto, l'uomo al centro dell'evoluzione. Partendo da quelle aree che sono state largamente penalizzate dalla prima fase, quella che discutavamo prima, che rappresentavamo prima, fatta solamente di un accaparrarsi dei luoghi
più semplici, migliori, competitivi per produrre economia, e demoralizzando invece quei luoghi che di loro non hanno fattori spiccatamente competitivi secondo le direttrici normalmente individuate di competitività per essere al centro dell'attività. Allora, siccome stiamo vivendo un momento in tutti i sensi, un momento di grandissimo stravolgimento sociale, economico, devo dire anche di ideologie politiche. Quindi, siccome è tutto in ridefinizione, è evidente che riportare al centro dell'azione dei luoghi che sono stati mortificati dalla storia, con uno spopolamento delle popolazioni, con una violenza di migrazione, eccetera, evidentemente eleggere questi luoghi come fulcro e come fattore evolutivo può significare quel riscatto dell'uomo all'interno di una realtà tecnologica che però deve essere sempre più simbiotica con l'uomo e mai in contatto. Borgo 4.0 quindi nasce per fornire all'auto senza conducente, parliamo di un'auto autonoma, quindi tutto il correlato ad essa, quelle possibilità di essere interpretata, testata, omologata e di rendere genetico il cambiamento rispetto all'uomo. I concetti sono diversi, quindi parliamo di impresa, parliamo di uomini, parliamo di organizzazione in una società civile, parliamo di sicurezza e di prevenzione, tutto ciò che attiene effettivamente a tutto tondo a quella società e a quelle tecnologie che vogliamo modellare su noi stessi. Questo è il concetto fondamentale. Devo dire che per cambi così epocali nessun imprenditore può fare da solo, nessuna azione pubblica può essere sufficiente e correlata, ma bisogna unire le forze, bisogna avere una visione comune, bisogna interpretare all'inizio un sogno e poi materializzare una realtà. È così che ormai, credo più di 5 anni fa, abbiamo iniziato un'interlocuzione con la Regione Campania, con il presidente Luca, che ha, come dire, incuriosito all'inizio e poi sempre più coinvolto, interpretato un ruolo della regione all'interno di Borgo 4.0 e che oggi è di fatto, dopo anni di lavoro, di costante miglioramento, di coinvolgimento di uomini, professionisti, imprese del mondo, arriva ad essere conclamatamente un luogo del fare. E quindi, come lei ricordava, oltre 200 ingegneri che con sé portano organizzazioni di sperimentazioni, organizzazioni di testing, organizzazioni che si attiveranno sul territorio per la missione Borgo 4.0. Ma così come ci dicevamo prima, Borgo 4.0 non è solo una missione tecnologica, e quindi uomini di intelletto, di concetto, di lavoro che si posizioneranno in Irpinia porteranno evidentemente una seconda genesi, quella degli antichi mestieri, cioè le necessità di uomini che abitano sul territorio e che hanno bisogno di servizi, familiarità. Presidente Scudieri, grazie appunto a questa nuova popolazione, chiamiamola così, perché lei prima in premessa ci ha detto come purtroppo questi territori sono stati martoriati e pian piano anche abbandonati dagli abitanti. Ecco, il portare quindi in Irpinia ingegneri, addetti e tutta l'organizzazione potrà anche realmente aiutare a rivalutare tutte le bellezze del territorio, che sappiamo essere tante, e soprattutto la sua grande storia agricola e artigianale? Assolutamente sì. Dalla enogastronomia all'industria artigiana, degli antichi mestieri, è tutto in ballo per essere di nuovo spolverato e portato evidentemente con una contaminazione positiva
agli allori che questi prodotti, che questi mestieri rappresentano e hanno rappresentato nel passato. Quindi è un, come dire, un evergreen che mi auguro possa essere sempre più capillare con i nostri principi di globalità e quindi praticamente essere conosciuti nel mondo. Ecco, possiamo anche, Presidente, quindi sperare che per l'Irfinia, grazie a questo progetto e a tutto ciò che porterà con esso, si possa aprire una possibilità di ribaltare le prospettive di industrializzazione e sviluppo? Io ne sono certo perché non manchiamo nel sud dell'Italia di prodotti piuttosto che di luoghi di eccellenza. Manchiamo nella loro promozione e il mezzo più normale per la loro promozione è l'apprezzamento da parte dei consumatori in loco e dei consumatori a distanza, che a valere con le nuove tecnologie, con i delivery, con tutto quello che evidentemente il digitale può garantirci, possiamo sicuramente rappresentare al meglio ciò che la nostra tradizione ci garantisce. È come se abbiamo, è come se non riscontriamo delle preziosità che copriamo costantemente di polvere e non sappiamo lucidare, anziché evidentemente non averne. E quindi è chiaro, è plausibile che tutto ciò possa avere uno sviluppo naturale, anzi apprezzato. Diciamo che lei non è nuovo ad esperienze del genere, perché qualche anno fa ha dato vita anche ad Eccellenze Campane, quindi un luogo dove poter valorizzare, promuovere, far conoscere, perché penso che siano le tre cose importanti, le eccellenze, appunto i prodotti della terra, della Campania, e farle conoscere anche a tutto il mondo e anche e soprattutto partendo dai turisti che arrivavano in Campania e quindi potevano trovare in un luogo unico tutti i prodotti tipici di quel territorio. Assolutamente sì, Eccellenze Campane ormai ha una storia consolidata e ha dei pregi. Il più grande pregio che io racconto è quello di aver messo insieme uomini di buona volontà e di sapere, che erano disgregati da una produzione troppo piccola, non vincolata sicuramente a unici canoni produttivi o di raccolta o di cura di tutto quello che attiene all'enogastronomia e quindi evidentemente disgregato nell'azione. Fare sistema vuol dire evidentemente dare univocità all'azione e quindi dare quantità piuttosto che sicuramente qualità al mondo intero. È un caso del pomodorino del Pieno, il tipico pomodorino vesuviano, che è una eccezionalità che oggi ha un grande successo anche in termini di quantità, perché gran parte delle aree del Monte Somma sono state coltivate all'unisono dopo il successo raggiunto, per quei quantitativi che il mercato richiede. E quindi è sicuramente un grande successo. Scudieri, lei è un imprenditore sicuramente molto eclettico e da tempo sulla pista privata del vostro gruppo, dell'Adler, si vedono girare dei veicoli sperimentali a idrogeno, guida autonoma. State anche lavorando poi sulla realizzazione di scooter e bighe che servono per la movimentazione all'interno dei capannoni aziendali, tutto questo ad emissioni zero, quindi con una grande attenzione all'ambiente. E sappiamo quanto essere importante oggi, anche in vista dell'Agenda 2030, che sappiamo che è tutta legata ai temi ambientali. Le chiedo, durante una crisi come questa, con enormi responsabilità e difficoltà, scusi, non è che lei vuole dimostrare la necessità di affrontare questo momento puntando sull'innovazione, quindi all'innovazione la vera chiave di svolta per uscire da un momento di crisi? Guardi, questo a mio parere è il momento con maggiori potenzialità che la storia ricordi. È il momento dove tecnologie importanti e nuove attrazioni
rispetto al sud dell'Italia possono determinare il cambio totale del paradigma, quello dell'assistenzialismo meridionale, quello del non fare e quant'altro possiamo, come dire, enunciare nelle negatività con cui viene sempre ricordato il sud dell'Italia. Questo è un momento degli uomini che hanno coraggio, sicuramente, perché investire in momenti come questo porta con sé tante responsabilità. Ma anche il momento dove la quantità di tecnologia a disposizione si conclama con il cambio di paradigma. Per cui la transizione tecnologica è attraversa il settore automotive ed essendo l'automotive sempre un precursore tecnologico, apre porte a tutti i settori e portano con sé evidentemente il desiderio di imporre novità e imporre nuovi modi e stili di vita. E con esso le biotecnologie, con esso i materiali termoplastici da vegetale, con esso evidentemente i carburanti, nuovi carburanti che saranno biocarburanti. E non ancora abbiamo finito, perché per esempio i compositi attraverso le fibre di carbonio attraverseranno la costruzione di ponti per finire ai telai delle auto, per costituire ancora comparti importanti nell'aerospazio. E quindi tutto questo io lo ritengo, ne ho enunciati solamente pochi. Per poi finirò con l'idrogeno, che evidentemente è il fattore di equilibrio democratico della possibilità delle popolazioni del mondo di non essere soggiogati da una sola tecnologia dominante. Ecco, e quindi mi dica, finisca pure, Scudieri, prego. E quindi dicevo, come vede, ce n'è veramente per tutti. E ce n'è soprattutto per quei capitani coraggiosi che vogliono interpretare non con il lamento, non con la lettura di dati purtroppo tristi che ogni giorno vengono snocciolati, ma resistendo, anzi invece interpretando con un'attenzione internazionale all'innovazione, e quindi anche facendo shopping tecnologico, per esempio. Si vuole interpretare quel cambiamento che va compulsato, questo sì, per far sì che atterri sui territori del sud, che sono quelli che hanno più disponibilità di uomini, di giovani, di spazi e di un potenziale che guarda il Mediterraneo attraverso le sue rotte come fattore di progresso e di sviluppo. Ecco, durante la piena emergenza Covid-19, nella prima fase del lockdown, il suo gruppo è riuscito a convertire in tempo veramente, possiamo dire, di record due aziende controllate, una di Como, la Mectes di Erba, e la Tecnofibre di Morra De Santis dell'Avellinese. L'avete convertita per produrre subito dispositivi di protezione individuale in un momento in cui c'era difficoltà a reperirle. Queste mascherine sono state battezzate modello Italia proprio per distinguere da quelle che erano di importazione e rispondono a dei requisiti di legge, ma con un grande vantaggio, quindi con un'attenzione all'ambiente, perché sono completamente riciclabili nella produzione di componenti tessili per il settore auto una volta che terminano la loro naturale fase di vita, che ricordiamo che è fermata e assestata su 10 lavaggi. Scudieri, qui mi viene da pensare che se lei continua facendo questo tipo di iniziative non rischia di sfatare il mito a cui alludeva anche lei nella sua ultima risposta, il mito dell'impresa, degli imprenditori del sud che aspettano sempre soltanto lo Stato e i suoi aiuti? Speriamo che questo paradigma venga conclamato, perché io desidero ricordare in tante interviste, sempre lo ricordo, che l'impresa di successo, l'impresa solida, è quella che non deve ricevere evidentemente favori, ma che deve
chiedere una modificazione, deve chiedere evoluzione, sicuramente deve essere proiettata nel futuro e aiutare il paese, quindi non deve essere traino e non attraino. Essere attraino vuol dire essere asfittici, quindi finire prima o poi la propria missione. Essere attraino vuol dire invece avere delle competenze e svolgere un ruolo sociale, un ruolo evolutivo del nostro sistema economico, di una nazione, le garantisco, unica nel mondo, di una nazione che ha tantissimo da dire ancora, se solo facessimo più sistema, se solo avessimo più identità nazionale, se solo non criticassimo per forza tutto quello che tutti fanno, senza pensare al contributo che ognuno di noi può dare. Ecco, la missione della riconversione delle aziende va proprio in questo senso, cioè essere proattivi in ogni momento dell'evoluzione e delle necessità. Abbiamo rilasciato a terzi tanti settori industriali, poi ci siamo accorti che è stato un grande errore e che forse neanche uno stuzzicadente deve essere abbandonato nella sua totalità a terzi. Questo è un grande monito e deve essere un grande insegnamento. Tutto è indispensabile alla democrazia dei paesi. Ognuno di noi, soprattutto parlo a questo punto di Europa, dobbiamo avere identità tecnologica, dobbiamo avere identità industriale ed evolvere costantemente in modo competitivo le tecnologie che possono portare a produrre anche oggetti che sembrano insignificanti, ma alcune volte rivestono carattere di eccezionale importanza. Questo è vero, ma proprio per portare avanti questa sua visione, lei siede anche all'interno del consiglio direttivo del Comitato Leonardo. Ricordiamo che è un'organizzazione nata nel 1993 su iniziativa comune di Confindustria, dell'ICE, dell'Agenzia appunto per lo sviluppo del commercio estero italiano, e di un gruppo di imprenditori e uomini di cultura, tra i quali ricordiamo tra i fondatori c'era l'avvocato Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, con l'obiettivo di promuovere e affermare proprio la qualità Italia nel mondo. Oggi questo comitato associa oltre 160 personalità, che sono imprenditori, artisti, scienziati, uomini di cultura, ma tutte persone desiderose di condividere questo obiettivo di valorizzazione dell'Italia, della sua originalità, attraverso la realizzazione di eventi di alto profilo sia culturale che economico. Le chiedo, Scudieri, come Comitato Leonardo, come state affrontando questo momento di difficoltà per il nostro Paese? Come ragionate per trovare vie d'uscita? E soprattutto, quali iniziative siete pronti a mettere in campo? Beh, il Comitato Leonardo è qualcosa che di straordinario, come lei ha citato, fatto nei tempi da uomini straordinari. Uomini che hanno creato l'idea e hanno dato tangibilità attraverso la propria missione imprenditoriale, hanno creato l'idea di quanto sia importante l'Italia attraverso il Made in Italy, attraverso la creazione esemplare di design piuttosto che di manifattura. Quindi un coacervo a tutto tondo che genera ricchezza incredibile e cultura straordinaria. Il Comitato Leonardo si è aggiornato, ha cambiato pelle, seguendo evidentemente tutto ciò che è l'evoluzione internazionale e l'evoluzione delle aziende italiane. È chiaro che il Comitato Leonardo premia e guarda con attenzione i paradigmi per cui l'oggi di successo, il passato di successo deve perpetrarsi nel futuro. E quindi è straordinario leggere come le dinamiche delle imprese fanno sì che questa missione possa essere evergreen, come dicevamo, perché nel DNA delle imprese italiane e degli imprenditori risiede ancora la volontà di essere attagliati sulla realtà ed essere proiettati in un futuro che li vede attraverso la storia, appunto, nelle tecnologie del futuro. Ne abbiamo trattate alcune durante l'intervista. Ebbene, la libertà dell'industriale, la libertà dell'uomo
dipenderà moltissimo dalla libertà di avere tecnologie diffuse, tecnologie innovative e rispettose dell'ambiente. Ecco, Comitato Leonardo, con particolare attenzione a queste, a questi concetti, a queste imprese, leggerà il proprio futuro, la propria prossima missione per poter portare in evidenza, come lei sa, in primis del Presidente della Repubblica e evidentemente di una platea larghissima, di quelle eccezionali aziende, di quegli eccezionali imprenditori, di quegli eccezionali attori della società civile che ci traghettano costantemente, molte volte silenziosamente, verso un futuro strepitoso che l'Italia può ancora disegnare. Presidente Scudieri, io la ringrazio per questa iniezione di fiducia che lei oggi ha dato durante questa nostra breve intervista, perché è molto importante il lavoro che state facendo con Borgo 4.0 e sicuramente torneremo ad informarci sugli sviluppi, perché siamo ancora nella fase di startup, nella fase iniziale. È chiaro che un'operazione così importante come quella che state realizzando richiede del tempo, richiede una dedizione continua da parte di tutti i soggetti coinvolti, ma sicuramente potrà rappresentare un modello forse anche replicabile in altri settori, in altri luoghi del nostro Mezzogiorno. Grazie ancora Presidente Scudieri per la partecipazione. Grazie a voi, grazie del tempo che mi avete dedicato. Grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento a un prossimo incontro per verificare tutte quelle che sono le possibilità per far sviluppare il nostro Sud Italia. Arrivederci a tutti e grazie.